Professor Di Marco, insomma, 2 giugno la festa della Repubblica e si rimarcano i valori anche della Costituzione. Perché è importante ancora oggi? Perché sono importanti questi valori? Perché è importante divulgare soprattutto la Costituzione ai giovani? Ma la Costituzione è la spina dorsale della nostra Repubblica. Divulgare la Costituzione vuol dire capire in che mondo viviamo, in che tipo di Repubblica viviamo. I giovani sono i primi a doverla approfondire, a doverla studiare, perché sa, c'è un luogo comune incredibile. Quando si parla di Costituzione si parla di un qualcosa che tutti sanno a memoria la Costituzione. Ed è esattamente il contrario, la Costituzione è una delle più ignorate, anche da una classe politica sempre più miope. Invece, questa spina dorsale della Repubblica dovrebbe essere conosciuta in ogni sua fibra, in ogni sua vertebra, dovrebbe essere conosciuta in ogni sua sillaba, in ogni sua virgola, in ogni suo periodo, per capire bene, quali sono le strutture portanti della nostra democrazia. Quando si parla di democrazia si parla anche qui di una cosa sconosciuta. Si pensa che in Italia ci sia democrazia perché si vota, ma anche nella Germania di Hitler si votava. Il problema quindi non è solamente la rappresentanza. La nostra Costituzione prevede 3 pilastri fondamentali della democrazia costituzionale. Certo, la rappresentanza come primo pilastro importante. Ma il secondo pilastro è la democrazia partecipativa, la partecipazione, il ruolo attivo dei cittadini che è contemplato in maniera molto chiara nella nostra Costituzione. Ed infine quegli strumenti di democrazia diretta che la nostra Costituzione prevede, che sono il referendum abrogativo e il referendum costituzionale, sono gli strumenti della democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione. Questi sono i 3 pilastri della democrazia. Non conoscerli vuol dire non sapere quale ruolo attivo i cittadini possono e dovrebbero svolgere i cittadini all'interno della nostra Repubblica.